Seduta del 25 gennaio 1909, da negativa 13x18. La foto mostra una figura bianca che appare come una persona che tenga in braccio un bambino al di sopra e a fianco di Linda Gazzera in trance. Anche questa produzione fantasmatica si presenta piatta, ma abbiamo già detto che alcune produzioni sono tridimensionali. Adesso ascolterete l'intervento di un'entità che ha detto di chiamarsi Linda e si è manifestata attraverso lo storico gruppo I Fior di Genova. Il brano è a pagina 216 del libro Il velo di Maya, pubblicato dalle edizioni Coop 77. Io sono stata una persona che ha esplicato un'attività medianica all'inizio di questo secolo. Il mio nome è Linda e sono stata studiata più di una volta per aver prodotto degli ectoplasmi, con la strana particolarità di non avere apparentemente una tridimensionalità, ma di sembrare figure piatte. Se io sono qua non è per parlare di me, perché in fondo non ha avuto poi molta importanza, ma sono qua perché negli incontri, come dite voi, che io tenevo con delle persone prima di venire scoperta, ho conosciuto l'altro strumento che ha partecipato per alcune volte all'inizio di questo secolo alle mie sedute. Vedete, è questa persona che attualmente si chiama T. Già allora aveva delle grosse potenzialità, in quanto la sua medianità non è un dono temporaneo, come a volte accade per mettere a prova l'individuo nel corso della sua evoluzione, ma è un dono stabile che possiede perché ha raggiunto un certo punto dell'evoluzione. Tuttavia, quando la medianità si presenta le prime volte nell'individuo che non è ancora preparato, suscita sempre degli enormi contrasti, e questa persona infatti allora era tormentata in modo estremo perché, oltre ad avere latenti possibilità medianiche vere e proprie, aveva anche spesso delle improvvise manifestazioni di capacità paranormale. E in particolare le capitava di avere delle precognizioni molto precise. Soltanto che, come quasi sempre accade a chi ha queste capacità, almeno all'inizio, le precognizioni che aveva riguardavano fatti tragici. Ed è arrivata, anzi è arrivato perché era un uomo, da me spaventato da questi sogni precisi che faceva. Nota: l'intervento di Linda è avvenuto allo scopo di aiutare uno degli strumenti del cerchio Ifior a superare dei nodi, dei problemi che si portava dietro dalla vita scorsa, stimolando dunque certi ricordi, soprattutto a livello di emozione e di pensiero, sarebbe stato possibile riuscire a superare ciò che teneva lo strumento ancorato a certi atteggiamenti di non abbandono alla medianità.